Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, bentornati in questo nuovo video del vostro nerd preferito sul vostro canale YouTube nerd preferito. Ritorniamo a parlare di robottoni perché ovviamente gran parte della community è affezionatissima a questo genere dell'animazione giapponese. Abbiamo parlato di tante cose nelle ultime settimane, ma ritorniamo a porre il nostro focus sui robottoni. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di un robottone del 1980 che di fatto chiude la Golden Age dei robot, cioè quella degli anni 70. Vi consiglio di guardare il video dove ne ho parlato. Dal 1972 al 1980 ho inquadrato la Golden Age, cioè il periodo d'oro della storia dell'animazione giapponese, in particolare del mecha, che è il genere che riguarda i robottoni. Di cosa vi parlo? Di God Sigma. God Sigma è, ve lo dico con grande serenità, uno dei miei robottoni post Nagayani preferito. Perché? Perché per la prima volta vengono fuori tutta una serie di aspetti che già avevamo visto nei Gettar in realtà, ma qui vengono trattati in maniera diversa. Quali sono le caratteristiche principali di questo robottone? Prima di parlarvi di queste, però, vi devo raccontare un po' la genesi, la storia. La serie di 50 episodi va in onda in Giappone dal 19 marzo del 1980 al 25 marzo del 1981. Questa serie arriva in Italia relativamente, un lasso di arrivo in Italia relativamente breve rispetto a, che ne so, Mazinga Z, Grande Mazinga o lo stesso Goldrake, perché arriva in Italia e viene distribuita principalmente sulle TV locali appena un anno dopo rispetto all'uscita in Giappone. Purtroppo però da noi le ultime due puntate non verranno mai trasmesse. Come al solito, come spesso è accaduto per altre serie, avviene che per un motivo a noi oscuro, che ormai si perde la notte dei tempi perché sono passati 40 anni e non sapremo mai il vero perché, viene cancellato la messa in onda delle ultime due puntate. Quindi io ricordo distintamente che arrivo alla terz'ultima puntata, che è quella puntata dove durante un combattimento la spada di God Sigma, che viene spesso utilizzata come arma definitiva per chiudere gli scontri con il robottone e il mostro nemico, si spezza inspiegabilmente, quindi viene rotto quello che non poteva essere rotto. La trama. Vabbè. Scusate. La trama è ambientata nel futuro, intorno all'anno 2050, quindi ci stiamo avviando verso questo futuro, speriamo di no, dove la civiltà terrestre si è evoluta enormemente, arrivando alla pace completa tra tutti i paesi e a un enorme sviluppo tecnologico, ma nonostante tutto la Terra è minacciata da una profonda crisi energetica, perché c'è il problema che abbiamo anche oggi, stranamente, c'è il caso della sovrappopolazione. Il geniale dottor Kazami sviluppa presso la città di Trinity City un'enorme base sotterranea che viene situata al centro dell'oceano. Abbiamo già visto sotto l'oceano, abbiamo già visto, un po' ricorda la Fortezza delle Scienze, un po' la base degli astrorobot, ci sono vari riferimenti a vari mecha che sono usciti prima, e costruisce attraverso la scoperta della cosiddetta triplice energia una fonte di energia pulita per tutto il pianeta. Questo è un riferimento chiaro a Getta Robot, no? Tutto quello che sta intorno all'energia dei raggi Getta è un po' un chiaro omaggio a Nagai, anche da questo punto di vista. Quando io affermo nelle live che Nagai, dopo Nagai, nessuno ha inventato niente, non vorrei essere irrispettoso nei confronti degli altri autori. Seru Yokohama ed è un grande autore, però insomma non è
non c'è una grande invenzione, è un adattamento di quella che era l'idea di Nagai originale. Tanto è vero anche il fatto dei tre robot che si uniscono, diversamente dal Getta Robot, qui il robot è sempre uno, cioè la fusione dei tre robot dà sempre un unico robot. I tre robot che vengono creati, di colore nero, blu e giallo, e si uniscono a formare un super robot gigantesco che si chiama God Sigma. Che cosa succede? Durante la fase sperimentale di questo robot, la Terra viene, manco a farla poco, per fortuna che stavano sperimentando i robot, non lo so che succedeva, la Terra viene attaccata dall'impero di Helda. E quindi a difendere la Terra ci sono Toshiya, Julien e Kira Ken, che sono i tre piloti dei tre robottoni che, come al solito, come plot molto, diciamo, tipico di queste serie, iniziano a combattere da soli, poi arrivano a un certo punto e si rendono conto che se non si uniscono non riusciranno a battere il nemico, e quindi in qualche modo fanno la fusione, il robot diventa super potente e quasi sempre ne escono vincitori. Che cos'è che spinge l'impero di Helda ad attaccare la Terra? Ed è proprio chiaro quello che spinge tutte le guerre della storia dell'umanità, cioè l'approvvigionamento energetico. Perché dovete capire che tutte le guerre che hanno coinvolto anche nella vita reale l'umanità sono sempre legate a energia e potenza economica. E di solito le due cose sono sinonime: chi possiede l'energia possiede la potenza economica. L'impero di Helda manda sulla Terra il generale Terral perché possa procedere all'invasione. Questo pone la sua base su Io, che è un satellite di Giove, che però per un errore di traslitterazione viene tradotto nell'adattamento italiano Ioa, ma non esiste, cioè è io il satellite dove c'è la base di Helda. E quindi da lì parte l'attacco alla Terra. Quindi la guerra con gli Eldiani imperversa fino alla più o meno un po' più della metà della serie, dove, quando sembra che i nostri eroi guidati da Toshiya siano a un punto di vittoria, che cosa succede? Che arriva una astronave misteriosa che spazza via la base su Io degli Eldiani e ne prende il controllo. Sono gli Eldiani del 25° secolo che sono tornati indietro nel tempo per evitare la sconfitta dell'impero di Helda, e quindi il generale Lagan arriva, prende il controllo delle truppe e, se possibile, inizia una rappresaglia ancora più stretta nei confronti dei terrestri, che devono combattere fino alla fine. Ora, molti di voi si staranno chiedendo che cosa accade nella puntata 49 e 50, che sono inedite in Italia. Niente, c'è la fase finale, la battaglia finale, nella quale appunto il buon God Sigma si trova in grandissima difficoltà, ma come potete immaginare, grazie all'aiuto dei dissidenti eldiani del satellite di Giove, della resistenza terrestre e appunto del robot God Sigma, si ha una vittoria definitiva e quindi il pianeta e il satellite Io e il pianeta Terra tornano in pace e possono iniziare serenamente la ricostruzione. Bene ragazzi, che cosa dire di questo anime? È un anime che arriva alla fine di un percorso lunghissimo che era iniziato nel 72 con Mazinga Z. Tra il 72 e l'80 vediamo di tutto, quindi non possiamo certo dire che questo anime sia qualcosa di estremamente innovativo, perché non lo è assolutamente. Però in sé ha dei semi molto interessanti che poi vengono sviluppati anche in serie successive. La cosa che mi piace ricordare è che God Sigma assomiglia a una sintesi, è una sintesi tra i robot di Nagai e i robot di Nagama, cioè è un po' Getta Robot, è un po' Vultus, è un po' Getta Dragon, è un po' Combattler, cioè l'unione drammatica dei personaggi e dei robot per sconfiggere un nemico più potente. Da un lato c'è la visione di Nagai e di Ishikawa con Getta Robot,
mentre da un altro lato c'è la visione di Nagama sui combattler. È un po' un punto di medianità tra le due serie. E a me piacque molto all'epoca, la seguì con grande interesse e rimasi molto male quando fu interrotta in maniera inspiegabile da parte di chi la trasmetteva. Ghost Sigma è il robot che chiude la Golden Age. Quello che arriva dopo è qualcosa di già visto e che lascerà sempre in bocca un sapore di dire: ma io questa cosa l'ho vista già da qualche altra parte. È l'ultimo che sviluppa personaggi, la visione della guerra e tutta una serie di questioni che erano state portate singolarmente sul piatto da vari autori. Allora, Gonagai, Getta Robot, Dinosauri, Raggi Getta, Energia Trinity, Parallelo, Vultus, Combattler, l'unione e l'amicizia dei piloti che si fonde e diventa un robot più potente, anche Golion Voltron. La guerra come qualcosa di sbagliato e di malvagio che porta danni sempre a tutti. La guerra, Gundam, la guerra portata al di là del pianeta Terra. Ancora Gundam, le battaglie nello spazio. Quindi, come vedete, in sostanza God Sigma è veramente la fusione di tutto quello che c'era stato negli anni 70. E per questo assume un ruolo ancora più importante. Non è un robot minore, come qualcuno può pensare, perché in se stesso quest'opera rappresenta un gigantesco omaggio a tutto quello che c'era stato prima. E con questo vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo sui vostri social e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutto quello che pubblico. Miglioreranno e aumenteranno molto i video in questa fase. Seguitemi anche sul sito ilvecchionerd.it, seguite le mie live e soprattutto seguitemi anche su Instagram, perché inizieremo delle piccole live su Instagram che sono veramente delle piccole chicche. Con questo vi saluto con la nostra parola d'ordine, che è e sarà sempre Mazin Go. Che la nerdità sia sempre con voi. Ciao a tutti!